Siamo contenti, non ci credeva nessuno un girone fa, invece ci siamo allenati costantemente e oggi ce la siamo meritata. E lo sport è bello perché da rivincite. A distanza di un anno ce la siamo ripresa. Effettivamente c'è da emozionarsi, perché comunque, come diceva lui, era, sai, di quelle annate dove abbiamo cominciato male. E come ogni anno purtroppo c'è chi ci dà per morti. E anche perché poi lui è stato uno degli elementi determinanti, esatto, di questa salvezza. Noi l'abbiamo voluto fortemente, Francesco, perché sappiamo quello che è per noi, che è per la Don Bosco. Quindi diciamo abbiamo riacquistato le forze, quelle che poi hanno dato quel qualcosa in più a questa. Sì, è stato un anno difficile, particolare, abbiamo iniziato male, ma perché molti non si erano calati in questa mentalità, perché comunque la prima categoria ci sono squadre che, ripeto, rimborsi, eccetera, qui non è così, quindi non è facile, qualcuno non si era calato bene nel tutto e abbiamo i primi 3-4 mesi sofferto molto, infatti noi a gennaio avevamo 3 punti. Poi richiamare persone come Francesco Damante non è tanto per un discorso soltanto tecnico-tattico, che è anche quello certo. Però è un discorso dove, per richiamare più che altro quell'anima Don Bosco di cui avevamo bisogno e che è servita per dare il là poi al lavoro globale, perché abbiamo continuato a lavorare a livello fisico, tecnico, tattico, soprattutto psicologico, e siamo riusciti ad ottenere quei giusti risultati. Ripeto, quest'anno addirittura siamo arrivati quart'ultimi a 2 giorni alla fine, però il campionato quest'anno diceva altro, c'erano altri regolamenti. Ce lo siamo giocati in casa, abbiamo vinto meritatamente, al di là del discorso un po' degli avversari, ma sapevamo che la partita era difficile. Vabbè, ma era 4-0, quindi possiamo dire quello che vuoi, veramente. Sì, no, vabbè, ma comunque è sempre una partita, un play-out, comunque è sempre una partita dentro fuori, ci sono tante situazioni intorno che possono lasciare dubbi su tante situazioni. Ragazzi, sono stati bravi, tutto l'anno hanno lavorato. Io, ripeto, come ho anche già detto ad altri, ne approfitto per ringraziare e salutare tutti, dal presidente, da Nino Arena e tutti quelli che ci sono stati vicino, Silverio Schiano in primis, e poi il mio staff, Bartolomeo Lucreziano, il mitico Erasmo Di Nitto, Tartarughetto e Riccardo De Laurentiis, che sono stati con noi tutto l'anno, li ringrazio e niente, la mia avventura con la Don Bosco non è che finisce momentaneamente qui, ma il mio cuore è sempre Don Bosco, perché sono nato con loro, ho ottenuto tanti risultati con loro. Questo per me, questa salvezza di quest'anno equivale ad aver vinto veramente un campionato. Il lavoro, il sacrificio premia, quindi questa è una squadra di giovani, una squadra che è rimasta compatta anche nei momenti più difficili, ha fatto un buon finale di campionato, forse con un pizzico di fortuna in più sarebbe riuscita a salvarsi senza il play-out, però il play-out ha dimostrato di meritare ampiamente questa categoria, quindi è l'ennesimo miracolo di questa società, che dalle alte tradizioni, e quindi siamo oltremodo contenti, quindi diciamo che la stagione si chiude con un risultato, anche se non è una vittoria di campionato, comunque è come se fosse una vittoria del campionato. Questa squadra ha lottato fino alla fine, quindi ha conquistato meritatamente la permanenza nella prima categoria, e poi il prossimo anno la rivedremo in assi di partenza, sicuramente rinnovata, con altri giovani inseriti in prima squadra. Sì, grande partita, ragazzi, ma erano concentrati ormai già da 2 mesi per ottenere questo risultato, sono stati splendidi. Il merito è solo ed esclusivamente loro, e del mister, di chi li accompagna ogni settimana, diciamo incoraggiandoli e stando insieme a loro. È un gruppo fantastico di ragazzi, tutti di Gaeta, uno di Formia, però non ho parole veramente, perché mi hanno emozionato. Poi c'è stata quella emozione al terzo gol di mio figlio, che non segna quasi mai, e mi ha fatto piacere perché questo gol l'ha dedicato a un suo amico, a un nostro paesano, un ragazzo giovane che purtroppo ha perso la vita prematuramente, Daniele Viola. E questo gesto vale, penso, più di qualsiasi altra vittoria. Io credo che in queste categorie, dove ci sta molta differenza fra le prime e le altre a livello di tasso tecnico, quello che conta è il cuore e il gruppo. E poi vengono fuori anche i valori, come sono venuti fuori, perché loro comunque è una bella squadra, è una squadra che può fare molto.
c'è stato il rientro di Capitan Damante, che ecco appunto il determinante anche questo, credo, no, per fare gruppo, il recupero di qualche altro giocatore, qualche d'un altro che oggi non c'era, come Allegretto che è andato via, come altri che purtroppo per lavoro sono fuori, però insomma la base del gruppo, e mi fa piacere aver visto tanta gente qui allo stadio a supportare questa squadra, da sopportare perché praticamente è sempre la sofferenza, cioè questa è la Don Bosco, è sempre stata così. Volevo sottolineare che questo è il sesto anno di prima categoria, il sesto anno che ci salviamo, quindi questo è un grande miracolo, cioè tenere una squadra di prima categoria per 6 anni che ha lottato e soprattutto ha fatto giocare i ragazzi del posto, e penso che questo sia un aspetto fondamentale di cui tenere in considerazione probabilmente anche in futuro, però con qualche progetto più significativo e anche con aprendo poi le porte ai ragazzi di Gaeta che non hanno altre possibilità. Io spero che ce la faremo anche in accordo con gli amici della Mista, il vicepresidente Antonio Di Biagio. Io credo che ci possa essere qualcosa su cui riflettere. Presidente, c'è solo un presidente.